Buongiorno. Allora, chiaramente due sconfitte consecutive possono pesare. Com'è che la squadra, diciamo, ha reagito questa settimana a queste due sconfitte? Ma ha reagito con il lavoro. Noi abbiamo analizzato tutte e due sconfitte. Sappiamo che anche tutte e due partite potevano finire altrimenti, però come siamo in una fase negativa dove noi nostre occasioni non le facciamo, l'avversario sì, ma lo dobbiamo accettare e seguire lavorando. Così lo abbiamo fatto e andiamo a Carpi a disputare una partita dove vogliamo di nuovo per provocare la fortuna, che anche fortuna torna di nostro lato. Sei preoccupato di qualcosa oppure non sei assolutamente preoccupato? Ma no, non sono preoccupato, perché per me è una situazione normale, una squadra abbastanza giovane. Tutti sappiamo, tutti che abbiamo giocato calcio, tutti che siamo tanti anni nel calcio, che ragazzi giovani hanno bisogno di un poco di più per arrivare a livello di altri. Noi volevamo andare questa strada e per me non è un problema. Sono orgoglioso di essere parte di questo progetto e vogliamo seguire tutti, fare i ragazzi migliori, fare crescere la squadra con tutte le difficoltà che possiamo trovare nella strada, che non è facile, sono tanti ostacoli, qualcun infortunio di più, qualcuna squalifica di più, di ragazzi esperti, e tutto quello ha fatto che i ragazzi giovani hanno preso l'occasione di giocare. Dico che lo hanno fatto bene, però l'esperienza non si può comprare. Si prende giocando e io sono convintissimo che tutti i ragazzi daranno tanto alla squadra in lo che resta della stagione. Faccio a te la stessa domanda che ho fatto lunedì a Piccolo. A Carpi è più importante la prestazione o il risultato? Comunque venga. Una prestazione nostra. Penso che 25 partite che abbiamo giocato, solamente la prestazione di Modena non è stato a un livello di lottare, di dare tutto nel campo, e quello è lo che volevano vedere i tifosi, lo che volevamo vedere tutti. Questo lo stanno dando i ragazzi. Prestazione non ha mancato mai, meno nella partita di Modena. Tutte altre partite, ma sono state vinte o perse per gli episodi, però tutte le partite sono state abbastanza pareggiate. Noi adesso in questo momento vogliamo prendere 3 punti perché vogliamo di nuovo tornare alla strada del successo. Questa squadra giovane ha bisogno di fiducia, e quando uno vince torna la fiducia in se stesso. Per quello è molto importante vincere, però sappiamo che giochiamo contro il primo nella classifica, primo che penso che anche nelle partite giocate in casa la migliore squadra. Sarà una partita difficile, però io dico sempre, se abbiamo 20% di possibilità di vincere, lo dobbiamo sfruttare, intentare sfruttare. Proprio quello che stavi dicendo, per assurdo domani è più semplice preparare la partita, perché comunque non è una da perdere, cioè è stato peggio semmai un punteggio di chiave con l'Entella che dovessero andare benissimo domani a casa. Poi come affronterei la partita, quindi chi rientra, chi è a disposizione, cambierei qualcosa? Ma lo più importante è che cambia il risultato. A disposizione stanno migliore della Skueva Sidatković, comparando la convocatoria della settimana scorsa,
e Bakic non sta a disposizione per un infortunio della caviglia, però penso che la settimana prossima puoi entrare di nuovo la squadra. Anche Bianchetti potrebbe entrare la settimana prossima nell'allenamento con la squadra, ma già con questi tre migliori della Cuevas e Datkovic abbiamo nella squadra tre giocatori esperti, più esperti che chi sono stati la settimana scorsa, e per tutto quello pensiamo che nel campo starà una squadra convinta di poter vincere e una squadra che farà tutto il lavoro per vincere. 3-5-2 è possibile. Adesso sono 4 difensori centrali con Datkovic, Valentini, Piccolo, Katanec. È possibile tornare a 3-5-2. All'andata mister, lo Spezia dominò la partita e perse con una partita molto pragmatica da parte degli avversari. Punti a fare una partita di questo tipo, a rendere, diciamo, pan per focaccia, come si dice da queste parti. Ma noi vogliamo giocare bene e vincere. Noi siamo una squadra che è stata fatta per giocare calcio bene. Io sono un allenatore che le piace giocare bene il calcio, e penso che i nostri giocatori hanno la qualità di giocare bene. Anche il Carpe è una gran squadra che sfrutta tutta la qualità che c'è in quella squadra. Loro giocano un calcio un poco diverso, un poco calcio più diretto, perché avanti hanno giocatori che sono veloci, simplemente possono giocare così. Noi non possiamo giocare così, per quello noi faremo nostra partita e con il nostro calcio vogliamo vincere. Il nostro modo di giocare in casa, fuori di casa, non cambia tanto. Puoi cambiare di attaccare 10 metri avanti o dietro, però noi giochiamo sempre, facciamo sempre lo stesso. Ecco, il discorso attacco, no? Sicuramente bisogna essere più cinici. Tu hai detto che in questo ultimo periodo gli altri segnano, noi facciamo più fatica a segnare. Da questo punto di vista, però, l'inserimento di Nenè, almeno nell'ultima partita, se non dal punto di vista della pericolosità sua, cioè non è andato molte volte al tiro, però ha messo 2 volte i suoi compagni davanti alla porta, quindi potrebbe essere quel giocatore che ci crea qualche possibilità in più in fase offensiva, ma avresti da lui anche qualche gol. Assolutamente, però non si deve dimenticare che Nenè negli ultimi 6 mesi ha giocato 3 partite, che ha bisogno di tempo, come con Giannetti quando tornava. Questa è una cosa normale. Naturalmente tutti speriamo di Nenè, di Giannetti, di Cattelani, tutti gli altri attaccanti, Scittum, Cisotti, di fare qualcun gol di più. E penso che abbiamo tanta qualità e piano arriveremo anche al gol, lavorando bene nel campo, stando bene difensivamente, avendo equilibrio offensivo-difensivo, entreremo in qualcuna occasione di gol. Sono convintissimo anche in Carpi avremo qualcuna occasione di gol, ma però dobbiamo sfruttare qualcuno. Ecco, parlavi di assenza da parte nostra, ce ne sono stati ultimamente, sia per infortunio che per squalifica. Anche il Carpi, Sauger e Bacò, ad esempio, sono 2 giocatori importanti sicuramente per loro, che mancheranno, quindi insomma, visto che bisogna affrontare sempre partite difficili come questa, è meglio che... Quando nostri mancavano io non ho fatto piangere. Adesso quando mancano 2 o 3 dei Carpi non voglio piangere. È una cosa di calcio. Si deve dire che nostra squadra ancora mancano Juan de Decol, Bianchetti, che sono giocatori molto importanti per nostra squadra, uguale come sono importanti Mbakoku o qualcun altro per Carpi. Ma no,
Io ho fiducia nei ragazzi che ci sono e penso che lo possano fare bene e sono convintissimo che lo faranno bene. Sì, ma adesso le ultime due settimane non ha giocato per la squalifica, però prima della squalifica ha giocato tutte le partite con Osasuna, è un giocatore importante, sono convintissimo che aiuterà la squadra tanto e naturalmente non possiamo aspettare tutto della Cuevas, penso che è un giocatore di Serie A. Lo deve dimostrare, però la qualità che c'è, penso che può aiutare la squadra, tutto con altri compagni. Però io dico sempre, se la squadra funziona, funzionerà anche della Cuevas. Lui deve aiutare la squadra e la squadra lo deve aiutare.